Quattro È la iscritti feltrina al Maria Rita Gentilin, il nuovo segretario generale dello SPI CGIL di Belluno, subentrata all'indomani del recente congresso provinciale del sindacato dei pensionati a Renato Bressan, chiamato a ricoprire un nuovo impiego all'interno della segreteria regionale del medesimo sindacato. Come sarà il nuovo SPI? Ovviamente sarà nella continuità di quello che è stato messo in piedi fino ad ora e saranno appunto i cardini, saranno sempre la negoziazione sociale, che è uno strumento che cerca attraverso gli incontri con le amministrazioni di togliere quelle disparità di trattamento, disparità comunque di andare incontro alle fasce, quelle più fragili. Un'attenzione particolare verrà dedicata anche alle donne. Proprio all'interno del sindacato dei pensionati esiste anche il coordinamento donne. Lo fa in maniera proprio di essere attento ai bisogni delle donne anziane. Noi recentemente abbiamo condotto un'indagine e ci siamo accorti di alcuni fattori preoccupanti. In quell'indagine è scaturito che sono proprio le donne anziane, quelle della fascia dalle 70 ai 75 anni, che hanno su di loro un carico molto pesante nella cura delle persone non autosufficienti. Chiederemo davvero che ci siano dei servizi che vadano proprio a sollevare il lavoro di cura delle donne anziane. Tra le tante attività alle quali il sindacato dei pensionati ha aderito, assieme a numerose altre realtà del territorio bellunese coordinate dall'ente provincia, vi è il Fondo Welfare e Identità Territoriale, istituito con lo scopo di affrontare in modo sinergico alcuni temi critici per il territorio bellunese. Tale neonato fondo ha aperto proprio oggi, mercoledì 7 novembre, un conto corrente per la raccolta di fondi da destinare alle popolazioni del territorio di Belluno, devastato dall'alluvione e dal maltempo. I fondi raccolti saranno gestiti dal Comitato Welfare e Identità Territoriale e destinati a progetti individuati dal Comitato del Fondo che per sua composizione, provincia e conferenza dei sindaci, sindacati, associazioni di rappresentanza, BIM e diocesi, sarà capace di individuare a 360 gradi e in modo preciso i bisogni primari delle popolazioni colpite.